Stasera ci sono un grande artista che E ci è ci venuto a sono tante trovare. È un persone ragazzo che io veramente lo stimo, che canta molto bene, che... Lo veramente so. che canta benissimo. Allora lo vuoi presentare tu? Ma Vai. lo presentiamo insieme perché veramente è un grande personaggio. È la Un gioia ragazzo. dei grandi, Va bene. piccoli, Sì, no, no, anziani. no, ma poi è veramente un grande artista. E se lo Certo. merita. E tutto il successo che ha, se lo merita tutto perché che veramente è bravissimo ed è bravo. E Eccezionale. se lo merita tutto il successo che ha. Allora, signore e signori, Ci è venuto a trovare Luciano Caldone, Caldone. vai! Dacci il microfono, dacci il microfono. Grazie. Allora, bene, innanzitutto voglio ringraziare voi per avermi invitato, insomma, qui a questa bella trasmissione. Mario Landi, Mary Fabricini, che conosco da tanti anni, di lui ne ho sentito molto parlare, pure dalle zone dove abito io, ad Aversa, Sì, insomma, lì mi sì, sì. conoscono in tanti, no? E niente, sono contento di essere qui questa sera, Ma pure noi, poi scusami, pure noi siamo contenti. Perché tra l'altro. Ah, di beh. avere un ragazzo che canti bene, hai un grande successo e te lo Grazie. meriti tutto il successo che c'hai. Speriamo di andare sempre Ma avanti. sicuramente, ma io dico Devi che andare i avanti. migliori andranno Sì, sempre avanti, scusa. grazie Mary. Grazie Mario. Sì. Io volevo salutare, se permettete, i padroni di casa che sono sempre Certo. eccezionali. E volevo dire, quindi, naturalmente, la signora Anna, il signor Vittorio Sì, mi e associo, anche mi associo, mi Lian, associo. che sono delle persone fantastiche che Ma l'anno questo... scorso, insomma, insieme a loro, qui a casa loro, mi sono trovato benissimo con una trasmissione Luciano Caldore Story, dove è stata un'idea fantastica proprio di Lian, devo dirlo. Che mi ha proposto di fare questo programma perché mi ha detto: guarda Luciano, se fai questa cosa porti tutto il tuo pubblico indietro col tempo e poi oltretutto anche quelli nuovi riescano ad entrare in simbiosi, Bravo, insomma riesci a bravo, fare una fusione bella fra i tuoi fan di sempre e quelli bravo. nuovi, E no? infatti è stato E infatti è bello. stata una bella cosa, l'avrete seguito, Sì. Sicuramente, quindi un programma eccezionale che quest'anno vorremmo ripetere, no? Perché sarà una cosa bellissima. Io con Lian, insomma, molto spesso ci sentiamo, insomma, lui mi dice: Luciano, quando vogliamo fare uno spottino lo facciamo, sì, quindi ma non... sicuramente ci prepareremo per fare qualcosa di nuovo qui, dove qui mi sono trovato Ma benissimo, Lucia, come se fossi a scusa, casa mia. questa è una bellissima emittente, Luciano, lo sai. Sì, Bellissima, lo veramente so, complimenti ai titolari, è che veramente seguitissima. se lo merita, Ci veramente. troviamo bene Noi ci tutti? troviamo bene Sì. su questa bellissima Infatti, emittente. se siamo tornati, torneremo. Se io tornerò. E voi siete tornati, vuol dire che c'è qualcosa di bello qui Sicuramente, in questa sicuramente. emittente televisiva. Sicuramente, Luciano, Senti, sicuramente. vogliamo prendere la telefonata con Come Luciano? no, come no? Diciamo subito pronto. Pronto? Vai Luciano, vai. Pronto? Vediamo un pochettino chi è con noi questa sera. Allora, Luciano, poi tu ci fai ascoltare. Io ho portato, devi sapere, che questa sera qui con me c'è mia figlia. Ah, bene, la salutiamo, eh? Qua, poi te la presento. E Certo, mi ha salve, detto, papà, ciao. voglio venire perché lei è una tua fans. Ah, che Hai bello, visto? grazie, grazie mille Hai per visto? avermi sopportato in tutti questi anni. Hai visto? Hai visto? Grazie, grazie Mario, grazie. Ma figurati, tra artisti queste cose qua bisogna farle. Sì, ma Non infatti bisogna proprio avere... io devo dire una cosa importante, se mi permettete. Io prima di arrivare qui, diciamo che ho avuto così un incontro casuale. Sì. Perché sono andato da Tarantino, il mio manager, e lì c'è una paninoteca molto carina che ogni sera tutti gli amici si incontrano lì e una volta si mangiano un panino, che saluto anche, Ci e associamo. a Marianella, e all'improvviso è arrivata una panda a volume abbastanza sostenuto, cioè voglio Alto, dire, sostenuto, voglio dire, no, alto. forte. Forte, forte, forte. Che con la canzone che da lontano sentivo questa canzone di Gigi D'Alessio con Enzo Avitabile, quella lei che poi è andata anche sulla Bra Rai. bella, E ho bella. detto: ma chi è? Arrivato, c'era una testa con molti riccioli, è uscito dalla macchina ed era proprio Enzo Avitabile. Oh, E bello. insomma, siamo salutati, siamo abbracciati, ci conosciamo, no? Questo è molto È bello. molto bello. Ci siamo Bellissimo. messi a parlare e insomma lui ha un carisma molto forte. È Bello. riuscito ad incastrarmi proprio a parlare perché poi parlava anche dell'incontro con Gigi, che Gigi è una persona eccezionale, ha fatto tante cose belle per lui, Questo ed è bellissimo. musicali e non. Quindi insomma è una cosa straordinaria aver potuto acquisire un po' di saggezza da parte di un artista.
artista. È normale, questo è molto bello. Togliendo merito. E voglio dire, quindi è stata una bella cosa. E sono arrivato un po' in ritardo, mi voglio scusare. Ma non ti preoccupare. Noi ti aspettavamo. Solo che dobbiamo velocizzare. Noi ti aspettavamo. Facci ascoltare qualche tuo brano, dai. Allora, io vi faccio ascoltare una mia canzone di delle due o tre, non so quante ne dovrò cantare. Vediamo un po' il tempo. Incominciamo a cantarne una. La dedico a tutti i miei fans che sono qui, inclusa tua figlia, sì. Naturalmente a te Mary, a tutta la tua grazie. Famiglia e al gruppo Luciano Caldore Tax di Facebook, un bacione Ada con tutte le fans che sono qui e anche quelli da casa, Antonella Fusco, Antimo, Ciro Solombrino, Mary, insomma tutti quanti, mi associo e gli mando un bacio a tutte le tue fans da parte grazie mia. Vai Luciano, andiamo subito a cantare una canzone, vai regia, vai. Non ho detto, quindi no, credevo, siccome Tarantino in genere va in regia, ho detto sono andato a fiducia, vai tranquillo con la camera. Allora, manda a restare, vai, del nuovo disco. Nei tuoi occhi vedo la malinconia, ma non ti preoccupare, mi sto ancora qua. Se ti guardo sono geloso pure me, sto buono si mastrigna forte a te, che sto cuore non si ferma e vuoi parlare, accendi un brivido, il nostro brivido. Restare fa male, ma stare con te mi fa bene. Più tempo ti serve per sfruttare questo dolore, ma fa sì, amore fa male, ma questo male fa bene. È forte, più forte, un desiderio fa pure morire. In prima fila nel cuore c'è un nesso soltanto te, niente da vedere. Anche se dentro di me ci sta vivo, ma bene ci sta prima di te. Restare fa male, niente ci forza e coraggio, fa male restare. E non giuro pure sabato sto qua, mi sentavo la bottiaccia da manà. Si vuoi tu da carte rosa e ma roba mi da base, e non chiama a casa se non son che tre. Restare fa male, ma stare con te mi fa bene. Bellissima, bellissima. Grazie. Bravo Luciano, bravo. Grande. Bellissima questa canzone, complimenti. L'autori? Sì,
L'autore è Tony Colombo e Luca Barbato, due ragazzi che comunque qualche anno fa, insomma, quando avevo voluto incidere il nuovo disco, non ha battuto ciglio assolutamente, quindi mi hanno voluto scrivere questa canzone. Io li ringrazio tantissimo. Bella, complimenti. Grazie. Vediamo che tiene, che è con noi questa sera. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Vediamo di noi, sì. Pronto? Qualche tua fans. In linea. Vediamo un pochettino se ci sta. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, siamo pronti. Noi siamo sempre pronti. Buonasera, con chi parliamo? Giancarlo Pasquariello da Dragoni. Dragoni, bene, buonasera. Buonasera, facciamo un... Vai. Facciamo un saluto a Fabrizio. Sì? Very nice. Sì, very nice, sì, vai. Ricambia very nice. Grazie. Poi, basta? Sì, buona serata. Grazie. E un bacione per te e per tutta la tua famiglia, va bene? Grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Lasciamo l'amico nostro Dragoni. Dragoni, che posto? Zona di Caserta, da quelle parti. Ho capito. Caiazzo, da quelle parti là. Quindi Dragone, Mondragone. Dragone dall'altro, è dall'altro lato di Caserta. Ok. Allora, diciamo subito, pronto, un'altra bella telefonata. E poi ci canto un'altra bella canzone. Va bene, okay? Grazie. Pronto? Vediamo Luciano. Se ci sta. Luciano, eccolo. Ecco qua, pronto. Ecco qua. Luciano, sì. Siamo venuti in ritardo. Dici? Ti stavo aspettando. E ora sono venuta da casa. Ah, ciao, che... mi manchi. Oh, ma che bella. Che bella. Un bacio grande, come ti chiami? Jasmine. Che bel nome. Un bacione a Jasmine. Ma mi sembra che la settimana scorsa era qui Jasmine. Sì. Ecco, quella visto? Bambina fantastica. Televisione. Ho capito che voleva dire. Noi eravamo lì, cioè che erano qui. Io sono arrivato in ritardo, quindi lei è andata a casa e mi sta vedendo da casa. Infatti, hai capisco visto? Tutto. Un bacio grande. Va bene? Grazie, ciao. Ciao, bellissimo. Un bacio grande, sì. Perché prima di noi c'è il nostro amico che infatti, ha sì. presentato il disco la settimana scorsa. Sì, e ce l'ho io. Lo salutiamo, l'amico nostro, il nostro sì. collega. Allora, vediamo un pochettino se sono un'altra bella telefonata, se no vai a cantare quest'altra bella canzone, Luciano. Sì, voglio certo. ascoltare anche per salutare i tuoi figli, Diandra e Kevin, e la tua fantastica moglie, Danica. Mi ha chiamato prima a casa, grande, hai chiamato? Sì, e mi ha risposto tua figlia. Che mia figlia subito pensa, dice, come già pensa Roso chiude, tu ne... tu dici, ma Luciano non ho addostare, fatto nessun guaio, già pensa Roso qua. Chiude, dice, ma chi sono, che dai geloso? È gelosa, mamma, è più gelosa lei che mia moglie. Ma i figli lo sono? Quello fa così, ma quello è, mo c'ha 13 anni. Sì, è quando sì. è mio quasi figlio. Quasi 14 fa... Ma dove è andato tutto questo tempo? Fammi sapere, vai vicino a mia mamma. Vuole sapere. E noi diciamo... A tua, dai. Vediamo un pochettino se ci Bacio. Sta un'altra bella telefonata e poi vai a cantare, Luciano. Bene. Pronto? Vediamo Pronto? Se ci... Pronto, buonasera. Con chi parliamo? Luciano, sono Ciro. Oh, Ciro Solombrino, nostro amico che ho citato prima, che ho nominato prima. Sì. E un saluto a lui e alla fidanzata Maria Ferlo, Va benissimo. Dici tutto. Tutto bene, Luciano? Tutto bene, auguri a Maria che il 25 compie gli anni, 25 di questo mese. Auguri anche da parte nostra. Io per lavoro non ci posso andare, però mi ha invitato, però ci vedremo sicuramente presto. Sarà per la prossima. Sicuramente. Grazie, Luciano. Comunque salutiamo tutto il gruppo. Sì. Poi salutavo la tua splendida famiglia. Grazie Ciro. È caduto. Vabbè, allora... saluto tutto il gruppo Tags, quindi che su Facebook, se volete iscrivervi in tanti, iscrivetevi lì, che ci sono tanti, c'è anche Adamattiello, tutto il gruppo lì, ci sta Solombrino, Maria Ferlo, Antimo Fusco, Antonella, Rita Garandente, tutti quanti, Linda Viscardo, un bacione a tutti quanti coloro che ci seguono su questo, Rosalba, Antimo, infatti l'ho detto. Noi ci associamo tutti da saluti. Va bene, ci associamo. Va bene. Ok, facci ascoltare questa bella canzone perché il tempo stringe, corre. Tiranno. Facci ascoltare, quale canzone ci fai ascoltare? Allora, adesso faccio ascoltare Mani in alto. Mani in alto, non vi muovete che si sta Luciano. Mani in alto, non vi muovete.
adesso dico basta a questa vita folle, a un'esistenza vasta che devo riparare. Non ho saputo amare e quanta notte bambola e champagne, io non gioco più, basta con i risvegli tristi, perché la vita è bella se fai la cosa giusta e metti sempre il cuore davanti al tuo rancore e passi notte insieme a un compagno che vale di più. Voglio la serenità di un bacio quando torni a casa, voglio amare per amore, voglio dire amore scusa, voglio il mondo più normale, gente vera e originale, è un marmocchio che dirà papà. Mani in alto. Beh, questa è una canzone scritta da, bella, da Mariano Alfano, questo, bella, questo istrione del, d'autore, insomma, che riesce, bella, bella, a comunicare in un modo tutto suo. Bravo, bravo, bravo. Con il pubblico, bravo, beh, veramente. Bravo e complimenti. Questa è stata anche la sigla quando abbiamo fatto la puntata di beneficenza, ti ricordi? Sì, 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 che facciamo perché... quella bella puntata. Sì. Dove ci hanno guardati in tanti, insomma. Tantissimi. Abbiamo fatto felice tanti bambini negli orfanotrofi. Mary me l'ha detto. Loro sono andati direttamente lì, quindi complimenti anche a voi che avete fatto questa cosa ma bella. Complimenti, complimenti a te, grazie per averci deliziato con queste belle canzoni. Ma figurati, è stato un piacere per me, enorme. Fai della buona musica, veramente fai della buona musica. Ma diciamo, io faccio una musica melodica anche un po' più in là del melodico, perché... A noi ci definiscono neomelodici, però voglio dire, io credo che per quelli che hanno studiato un pochettino, io non ho studiato tantissimo, però so che nel latino neo significa nuovo, quindi nuovo. E non è una cosa discriminatoria. Molte persone quindi non lo sanno. Molti ci discriminano neomelodici, dicono che i neomelodici come dicessero, guarda, un hits, non è così il termine non è così, giusto. Bravo, bravo. Chiamateci trash melodici, bravo, allora bravo. Sì.
e di diverso. Fare distinzione di cantanti. Ma se ci chiamate neomelodici non è un'offesa. Ma fare distinzione di cantanti e cantanti, sì, perché infatti, ci sono cantanti e cantanti. Certo. Ma sicuramente artisti poi, vabbè, e artisti. Scusami, certo, poi questo è un altro paio di maniche, quello che comunque alla fine noi sappiamo quello che vogliamo. Bravo. Quello che vogliamo dare al pubblico e quello che vogliamo ottenere noi, lanciando un genere musicale parallelo un po' a un certo, un altro tipo di musica sempre napoletana, però comunque noi facciamo la nostra parte. Bravo, quindi. Sì, bravo. Okay. Bravo. Grazie, grazie. E complimenti. Noi ti aspettiamo quando vuoi venire. Sicuramente poi verrà a trovare di nuovo. Devi venire. Certo, Mary, certo. Vieni perché veramente te lo meriti. Io vi ringrazio tutti e ringrazio di nuovo Ciao TV. Questo emittente straordinario, la signora Anna, Vittorio. Benissimo. Un bacione grande a Lian, a tutta la famiglia. Ci associamo. E a te, Mario, grazie. Spero di vederci presto e prendere un bel caffè insieme. Sicuramente. Io sicuramente. Comunque sto ad Aversa, a Deverola, quando vuoi. Sicuramente, anche per Mary, con, la con la mia cosa. Manager, perché lei è la mia manager. Bene, Mary, grande. Mary è una grande, veramente una grande persona. Ed è una persona che quando fa una cosa la fa con il cuore. Sì. Questa è la cosa più importante, con grande professionalità. Bravo. Grazie e un bacio a tutta la famiglia, va bene? Grazie, grazie Luciano, grazie, a voi. Grazie ancora. Ciao, diciamo al nostro amico Luciano con un bel applauso, vai forte forte. Applausi.